Sempre Leonforte, 70% di schede scrutinate, sempre testa a testa con Sinatra di circa 100 voti avanti su Romano, ma siamo in compagnia del candidato sindaco Antonino Mazzucchelli che si attesta al 10% circa delle preferenze. Allora, un primo giudizio, un primo commento a caldo. Beh, è chiaro che quando si perde, perché in effetti stiamo perdendo, c'è sempre un poco di delusione e di amarezza, però tutto sommato il risultato per noi che partiamo da zero e che soprattutto avevamo scelto di non accettare e non cercare delle alleanze, delle coalizioni e degli aiuti dall'esterno, è sempre un risultato che è valido e che ci piace pure in un certo senso, cioè ci incoraggia ad andare avanti, forte di questa caratteristica che ci ha contraddistinto, che è quella di fare affidamento soltanto sulle nostre forze, sui voti che abbiamo cercato uno per uno senza averne il regalo da nessuna parte, e quindi complimenti a quelli che stanno vincendo, non sappiamo esattamente chi sono. Sì, c'è Sinatra avanti di 100 voti circa su Romano. Come si sa, erano delle forze con le quali noi avevamo fatto dei percorsi assieme, poi noi abbiamo scelto, anche loro hanno scelto di dividerci e di fare strade diverse, e quindi tutto sommato noi con il Movimento 5 Stelle rappresentavamo delle proposte un po' di rottura rispetto alla consuetudine, ha vinto la consuetudine. I leonfortesi, evidentemente, vogliono questo. Grazie.